saluto Alessandro Gatti, che è collegato con noi, General Manager di Maison Fire e Vicepresidente Gruppo Gavetti. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E ben trovato. Beh, il settore immobiliare, chiaramente parliamo di questo. Grazie intanto per il suo contributo perché è fondamentale capire quali sono i nuovi trend di mercato proprio nel momento in cui la pandemia purtroppo fa ancora parte della nostra quotidianità. Partiamo proprio da una fotografia generale, se è d'accordo. Assolutamente sì. Allora, la pandemia purtroppo ha accelerato, cioè purtroppo ha solamente accelerato alcuni trend che già erano in atto e si sono concretizzati più velocemente, come la ricerca di abitazioni polifunzionali con servizi condominiali, come i box locker, le sale multifunzionali e poi proprio la ricerca di singoli appartamenti, di singole case. Differenti rispetto a prima, come le stanze di dimensioni più ampie, con gli spazi modulabili anche per lo smart working, e ha reso ad esempio fondamentali di grande importanza gli spazi esterni, terrazzo, giardino, inteso come sfogo all'aria aperta per l'abitazione stessa, perché si passa più tempo in casa. E al contrario, il contrario di questo, alla luce della maggiore importanza dello spazio esterno e che risultano veramente penalizzate rispetto al passato le soluzioni di dimensioni più piccole e prive di spazi esterni. Dopodiché, per dir proprio tutto, si è anche accelerato la ricerca di seconde case per lo sviluppo del lavoro da remoto. Chi può, chi fa smart working, può anche andare al mare o in montagna o in collina piuttosto che stare nelle grandi città. E il ritorno quindi della villeggiatura in una propria abitazione anche per la scarsa fruibilità degli hotel. L'ultimissimo tema può essere la ricerca di zone giorno di qualità, cioè si passa più tempo e questo si passa più tempo in casa e questo ha favorito lo sviluppo di alcuni trend, come ad esempio quello dei caminetti d'arredo. Certo, infatti quindi Questi potremmo temi dire, sono un po'. esatto, potremmo dire, poi la faccio assolutamente continuare, che la fotografia è cambiata, nel senso che proprio la pandemia ha disegnato quelle che sono le esigenze, no? Partiamo da lì, cioè le richieste sono diverse, quindi di conseguenza il mercato ha dovuto rispondere a richieste barra domande che sono differenti da quelle, insomma, che risalenti a più di un anno fa. Sì, assolutamente. Quelli sono i temi, diciamo, le tipologie di immobili che Sì. ora sono privilegiati. È stata proprio un'accelerazione verso quelle differenze. Accelerazione che è anche stata drogata, diciamo in senso buono, aiutata dagli incentivi statali. Quindi siamo in pieno boom di ecobonus, di ristrutturazioni, di bonus mobili, il decreto rilancio che risale al maggio 2020 ha alzato le detrazioni fiscali per determinati tipi di interventi, ad esempio al 110%, creando aspettative nel pubblico, tutti si sono mossi nei condomini, nelle singole abitazioni per gli interventi di efficientamento antisismici, per gli impianti fotovoltaici, per infrastrutture per ricaricare le auto elettriche, che tutti sanno che prima o poi insomma, saranno lo standard, quindi si portano avanti. Certo. Ecco, E questi incentivi statali che conseguenze immediate hanno generato per il mercato? allora, ad esempio, gli incentivi fungono da stimolo alla domanda di abitazioni usate. Il grande problema delle nostre periferie, delle nostre città è che le abitazioni nuove, che sono ormai tutte in classe A, hanno un valore, le abitazioni usate non valevano più nulla. Quindi è nata. Gli incentivi hanno riportato nuova domanda sulle abitazioni usate da riqualificare con il ricorso al credito. La cessione del credito è stata veramente una mossa importantissima. In questo contesto abbiamo, per chi si indebita, tassi di interesse ai minimi storici, agevolazioni fiscali straordinarie. Il 2021 dovrebbe essere un anno veramente molto positivo per l'acquisto per ristrutturazione, quindi non solo per l'acquisto di case nuove come è stato negli ultimissimi anni. Cito a questo tempo, a questo proposito, mi ero preso questo dato. Allora, Gabetti Lab, che è una delle controllate di Gabetti, ha Sì. realizzato l'analisi dei consumi medi dei condomini dove sta gestendo progetti di riqualificazione e ha stimato che se gli incentivi portassero a riqualificare tutti gli 11 milioni di edifici nelle classi energetiche F e G, non saranno mai tutti, però noi andiamo in percentuale,
con un salto medio, come sta avvenendo, di 3,2 classi energetiche, avremo una riduzione delle emissioni di CO2 del 50%. Il 50% dell'inquinamento non è poco, gli incentivi No, no. servono in una maniera incredibile, quindi l'impatto positivo di tutte queste normative è un combinato disposto, il potenziamento del 50% per le ristrutturazioni, perché ora si può cedere il credito anche del 50% e quindi chiaramente l'accesso a questo genere di operazioni è per una platea molto più allargata, anche meno abbiente, diciamo. Il bonus mobili, che è stato alzato da 10.000 a 16.000 euro a gennaio, le riqualificazioni energetiche, il bonus facciate senza riqualificazione energetica, il 90% per ridare decoro ai condomini nelle nostre città, ad esempio, perché il nostro patrimonio abitativo, se non nel primissimo centro delle città, nella via di fianco, è assolutamente trascurato. In Italia Certo, è è chiaro che così. bisogna muoverci, scusi, la interrompo ancora, ma perché si inseriscono poi tutta una serie di informazioni che servono a modulare ancora meglio il discorso. Bisogna guardare tutto proprio in un'ottica di rinnovamento, no? Perché siamo partiti da una fotografia diversa, da esigenze diverse, quindi questo è abbastanza chiaro. Lei peraltro è General Manager di Maison Fire, so che voi state perseguendo molto questo obiettivo, no? Sì, noi allora, co come dire, questa nuova ondata di attenzione del pubblico verso la sostenibilità ha portato anche a, e poi allo stare più in casa e la valorizzazione delle zone giorno, ha portato a un cambio anche nel mondo, nel modo di concepire la zona giorno, un ritorno massiccio, ad esempio, del caminetto, che per motivi sociali stava molto, insomma, si adattava molto meno a coppie di giovani che tornano tardi la sera, che per qualità della vita vogliono anche l'aperitivo, non hanno voglia di pulire il camino, mettersi in ginocchio, portare combustibili pesanti. Tutti i caminetti d'arredo stanno cambiando le zone giorno, come i camini elettrici, i camini a bioetanolo, è un tema che noi seguiamo da una dozzina d'anni in Italia con grandissime soddisfazioni. Quindi, Sì. sono nate delle tipologie nuove di salotto. Adesso tutti vogliono una composizione giorno con la televisione e il camino sotto, cose che si possono fare con i camini senza canna fumaria, un pochino più complicate con i camini invece molto potenti. Ok, un'ultima cosa, sostenibilità, una parola che ha ripreso e che ovviamente è centrale in questo momento, è diventato ancora più un fattore determinante nelle scelte, cioè è un argomento che ha preso un tema che ha avuto un'accelerazione proprio dopo queste nuove esigenze che si sono profilate. Sì. Allora, un po' è una questione culturale, un po' va detto, la ricerca della sostenibilità è sostenuta in termini concreti dai benefici fiscali. Quindi, diciamo, oltre a avere dei costi inferiori, avere una casa più bella, più confortevole, insonorizzata se cambi i serramenti, diciamo che poi c'è anche un impatto veramente sul valore della ricerca della sostenibilità. Un'abitazione efficiente dal punto di vista energetico, cito anche qua una ricerca della nostra Patrigest, sempre del gruppo Gabetti, porta a un aumento per ogni categoria di certificato energetico, compreso per ogni classe energetica, dal 3 al 5%. Quindi portare una casa poco efficiente a 3-4 gradini sopra veramente sono decine di punti percentuali. Quindi la sostenibilità, oltre a pagare, oltre a dare una casa, a pagare perché costano meno, poi costa meno la manutenzione, costa meno, chiedo scusa, la conduzione, le utenze, tutto, oltre ad avere un comfort abitativo molto superiore, una casa anche più bella, porta anche veramente a una valorizzazione del patrimonio delle famiglie. Sappiamo che gli italiani sono tra i popoli che ha una percentuale maggiore di proprietà della prima casa. Quindi Vero, è vero. veramente un cambio incredibile e apprezzato, ripeto, sostenuto dagli incentivi fiscali. Quindi c'è una componente culturale, una componente di vantaggio, però molto connessa agli incentivi fiscali. Difatti adesso si parla in questi giorni di proroga 2023 da 2022. Speriamo, no, sa, perché Speriamo questo. che duri, perché davvero cambiamo l'Italia. Ridurre del Esatto, 50% le sì. emissioni di CO2 sarebbe
Una cosa incredibile. Questo rientra, guardi, senza farlo apposta, nel discorso che facevo poco fa con un'altra mia ospite, delle belle notizie, nel senso che è un periodo complicato, difficile, però dobbiamo insomma unire le forze. Da una parte sicuramente la nostra volontà di cambiamento e di cambiare la mentalità, che è quello che magari è più complicato, però credo che non ci sia la non volontà di farlo, ma questa volontà deve essere anche comunque aiutata, no? Da interventi concreti come quello degli incentivi fiscali, dei bonus che speriamo possano durare più di quello che magari pensiamo adesso e che possano dare davvero una spinta in avanti rispetto a queste tematiche. Quindi io mi auguro di riparlarne al più presto con lei. La ringrazio intanto per aver fatto Io che ringrazio. una fotografia più Grazie. dettagliata. Ci Grazie e mancherebbe, complimenti. grazie, è importante, Grazie e grazie mille. complimenti. Alessandro Gatti, General Manager di Maison Fire e Vice Presidente Gruppo Gabetti.